E di questo, devo dire la verità, è stata una bellissima sorpresa. Lavorare con Massimiliano è stato faticoso, ma della fatica che poi premia gli attori. E anzi, spero ci siano altre occasioni dove io sono meno impegnato, perché so che Massimiliano in questo. Tu sai che la parola guido non ha un accesso di musica, si usa per i comici da quattro soldi, ma va bene, no, no. Perché so che vuole intendere assolutamente, lo sai, te l'ho già detto, però insomma sì. Però insomma, detto questo, è stata un'esperienza molto molto bella, molto completa, e che ha fatto anche in modo di farmi conoscere un gruppo di attori che non conoscevo, ma sono veramente straordinari. E vogliamo dire guitti, diciamo. Guitti fantastici. A iniziare dalla mia compagna, dalla mia moglie, dolcissima moglie, che è qui accanto, a cui lascio la parola. Bene, grazie. Io sono veramente felice di aver intrapreso questa avventura. Bell'Omo, sì, insomma, ci conosciamo da tanti anni, ma anche in passato mi sono capitate altre possibilità di fare teatro e non ho mai accettato, ma perché comunque non mi sentivo, non avevo ancora questo slancio. Poi mi spaventava anche, sinceramente, perché appunto fare delle tournée lunghe, stare in giro, rifare lo stesso spettacolo è qualcosa che, dico, se non lo provo non so bene come potrei reagire. E poi mi spaventava anche il fatto, sai, di capitare magari poi in una compagnia difficile o dove non c'è una sintonia particolare, quindi insomma tutto l'insieme un po' mi spaventava. Invece quest'anno proprio è arrivato nel momento in cui io mi sentivo pronta e avevo voglia totalmente di fare questa nuova esperienza. Con Massimiliano ci siamo incrociati anni fa in una commedia di Cappelli, di cui mi era rimasta comunque un bel ricordo, e cominciare con Shakespeare è meraviglioso, con una commedia, un testo del genere che appunto è così moderno e contemporaneo, che permette ogni volta di essere reinventato. Io posso solo dire che veramente mi sono divertita tantissimo durante le prove. Massimiliano è un regista energico, è un motivatore, ci fa giocare, lascia spazio anche alla nostra creatività, e poi insomma alla fine poi ci dà un calcio e ci lancia sul palco. Quindi no, io posso solo... Poi ho veramente dei compagni strepitosi, io mi diverto da morire con il mio bottom, con Giorgio abbiamo scritto anche un po' sull'acceleratore, proprio questi personaggi li abbiamo portati, insomma, venitelo a vedere. Grazie.